interroghiamo, pagina 15, la fine in 2-6. Sifone. Perché il numero 15 cioè con la Monaco? Va bene, con la Monaco. Ok, ragazzi, oltre a Cipone c'è qualcun altro che si giustifica? Io! Ma stiamo scherzando? C'è qualcuno che sa che cos'è il censimento? Io! Un censimento significa acquisire informazioni sul numero di abitanti e sulle diverse caratteristiche della popolazione, come ad esempio il numero di persone per numero familiare. Raga, ho scoperto che il termine deriva dal latino censere, che significa contare, e che le prime informazioni riguardo la popolazione risalgono addirittura al 3800 a.C., ai Sumeri. Invece in Italia il primo censimento ufficiale risale solo al 1861. Bene, qualcuno sa anche dirmi a cosa serve? Sì, io prof, il censimento serve a dare informazioni economiche e sociali sulla popolazione. È questo che permette l'aggiornamento delle analisi comunali, vero? Sì, esatto. Ehi raga, guardate qua. Sto leggendo che secondo l'International Obesity Task Force tra il 2014 e il 2015 la percentuale di minori tra 6 e 17 anni residenti in Puglia sono risultati i più obesi. Sì, raga, abbiamo capito, è tutta colpa delle nonne che abbiamo sta panza. E anche se non ci fia nessuno. No, raga, la verità è che noi pugliesi siamo una massa di pigroni. Non ci piace né praticare attività sportiva e né andare in giro per i musei, figuriamoci per le mostre. Sì, però Mario, siamo la regione più visitata dell'Italia. E anche più intelligenti, pensate che oggi il 3,4% dei diplomati nella nostra regione supera gli esami con 110 lode. Anche se, a dirla tutta, i giovani tra i 18 e i 24 anni abbandonano qualsiasi attività di formazione. Se li promessi ad essere troppo buoni. Vabbè, si è capito. Ci piace mangiare, siamo i nostri pigroni, ma siamo i più intelligenti d'Italia. Ragazzi! Che state facendo? Adesso vi becco!